Renzo e Lucia erano una coppia molto particolare. Ognuno doveva trovare la propria compagna. Insieme cercavano ovunque, conoscendo nel loro viaggio i luoghi più curiosi, fino ad arrivare ad un grande magazzino, da dove partivano calzature per il mondo intero. All'inizio pensavano di essere i soli, ma fu grande la sorpresa quando scoprirono che non era così. E le scarpe con ali, con enorme stupore, si presentarono a Renzo e Lucia e si offrirono di portarli in giro. Loro accettarono con gioia l'invito, perché non avevano mai viaggiato con un aereo scarpa. All'inizio Lucia era spaventata di stare tanto in alto, perché le scarpe non sono abituate a stare tanto lontane da terra. Ed anche se Renzo voleva dimostrarsi coraggioso, aveva lui stesso un po' di paura. Ma furono così sorpresi di quello che vedevano, che subito si dimenticarono del loro timore. L'aereo scarpa che li portava mostrò loro il mondo dall'alto e raccontò che in molti di quei posti arrivano volando le scarpe italiane, fino alla Francia, in Germania, in Svizzera e in Austria, e attraversando l'oceano fino agli Stati Uniti. Ed altri ancora viaggiavano fino all'Australia, ed anche in Russia, fino al Giappone. Visitarono così molti altri paesi, dove arrivano le scarpe italiane. Renzo e Lucia si chiedevano se le loro compagne scarpe avessero viaggiato anche loro. Quando finalmente ritornarono al magazzino, le scarpe con ali dissero loro che da lì non partivano mai scarpe che non fossero in coppia. Renzo e Lucia si salutarono per proseguire la ricerca dei loro corrispettivi compagni e se ne andarono contenti di aver conosciuto il mondo intero e due nuovi.